Siamo con Marco Revelli alla presentazione del volume da lui scritto a quattro mani con Livio Pepino, Non solo un treno, la democrazia, la prova della Val di Susa. Marco, di quale democrazia stiamo parlando? Questo rapporto che storicamente, nelle forme in cui anche la democrazia rappresentativa si è data in Occidente, in Europa, con i territori, con la distribuzione sociale e territoriale del paese tra dittatura dei mercati, oligarchie tecnocratiche, poteri distanti a garanzia di interessi opachi, sembra essere definitivamente in crisi. Beh, io credo che davvero l'esperienza della Val di Susa, e non solo quella degli ultimissimi mesi o anni, ma questi 20 anni di esperienza e di resistenza della valle, incroci il tema della democrazia perlomeno su due versanti, tutti e due importanti. Il primo è la crisi della democrazia. Alla prova della Val di Susa la democrazia mostra la democrazia rappresentativa, la democrazia che descrivevi tu adesso. La democrazia, così come si è trasformata nella lunga metamorfosi della transizione tra il Novecento e il secolo attuale, mostri fino in fondo le linee di crisi che sono di tanti tipi, sono crisi di rapporto tra istituzioni rappresentative e territorio, istituzioni rappresentative che vanno dalla provincia alla regione, al Parlamento nazionale, all'Unione Europea, e i territori e la popolazione, i bisogni e la vita. Stasera si è parlato molto di intreccio tra politica e vita, e tra crisi della politica e sua separazione dalla vita delle popolazioni, delle comunità, con tutte le attenzioni che occorre avere nei confronti di questo concetto. Crisi di rapporto tra partiti ed elettorato. La Val di Susa rivela con drammaticità, per certi versi, l'evaporazione dell'elettorato dei partiti tradizionali, anticipa quella crisi che è emersa negli ultimi mesi anche a livello nazionale. E quindi, come dire, esemplare su questo versante, ma esemplare anche sull'altro versante che riguarda la questione democratica, cioè della ricostruzione di forme di partecipazione, di modo di essere e di interagire tra i diversi individui nella produzione di decisioni collettive, nella gestione del proprio territorio, rispetto al quale non c'è dubbio che la Val di Susa e ciò che lì è avvenuto ha creato innovazione, ha sedimentato comportamenti, atteggiamenti, culture. E quindi, come dire, si giustifica la problematica che abbiamo discusso questa sera, l'intreccio tra passato e futuro in questa terra di nessuno, nella quale siamo tutti quanti oggi esuli. I limiti di ciò che è stato e di ciò che è, e le prospettive di quello che ci sta davanti, per certi versi. Grazie.